Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Scarlatto. Io sono GlacialSphere e in questo video andremo a catturare Kien Pao, il Pokémon leggendario che si trova dietro questa porta protetta da una sorta di magia gialla. Come ben sapete, per sbloccare questa porta bisogna trovare tutti e 8 i paletti gialli che sono conficcati nell'area occidentale della regione di Paldea. Per farlo, per aiutarvi, ho preparato un montaggio in cui vi faccio vedere tutte le varie zone in cui sono disponibili questi paletti. In alcuni magari li avevo già presi durante il mio playthrough, quando non avevo ancora registrato appunto quella zona, quindi ve li farò vedere comunque anche se lì non c'è il paletto. Detto ciò, quindi andiamo al montaggio e andiamo poi a catturare il buon Kien Pao. Thank you.
rieccoci qui. Avete visto quindi dove sono tutti i vari paletti. E per catturarlo, come sempre, vi consiglio di disattivare il salvataggio automatico. Vi faccio vedere da qui dalle impostazioni, perché nel caso in cui il salvataggio automatico fosse su sì, quindi ci fosse il salvataggio automatico, nel caso in cui lo sconfiggeste, il gioco salverebbe automaticamente subito dopo la battaglia, non permettendovi di tornare indietro e rifare la battaglia in caso appunto in cui uccideste per sbaglio il leggendario. Detto ciò, quindi vi ricordo, prima di aprire il portale, di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi di Qian Pao. Per me è un gran bel leggendario a livello di design, è molto pacchiano, però dai, mi piace. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutte le persone che potrebbero essere interessate ad una guida di questo tipo. Andiamo. Dal santuario proviene un debole suono. Vuoi toccare il santuario? Certo, tocchiamo tutto. Vi ricordo che abbiamo già catturato Qiyu o Qiyu, ovvero il pesciolino di fuoco, e la lumacona Wuqian. Questo è il terzo. Qian Pao, che è questa sorta di tigre dente sciabola. Che però come sciabole ha quelle spade con inciso qualcosa. Spade ghiacciate, quindi è palese che sia un tipo ghiaccio anche. La difesa dei Pokémon intorno si indebolisce. Questo è tosto, eh. Iniziamo con del paralizzante. Ok, usa sbigo attacco e giustamente fallisce. Andiamo con paralizzante e iniziamo a mettergli la paralisi. Perfetto. Così è più lento di tutti. Ora io andrei di acrobazia. Che mi ha fatto parecchio male, mannaggia lui. Ah però, il signor Jumpluff, eh? Che Pokemino. Cambiamo Pokémon e mandiamo Dachsboon per un po' di danno chip con leccata. Ovviamente dobbiamo portarlo a vita rossa per poi iniziare a tirargli un po' di... Dato che siamo di notte, Scuroball. Altrimenti andate di Ultra Ball. Oppure, dato che mi sembra molto veloce, anche le Fast Ball potrebbero andare bene. Andiamo di leccata noi nel frattempo. Ecco, vedete, lecchiamolo un po' questo gattone. Scagliagero. Buon danno. Beh, ricordiamo che diminuisce la difesa di tutti i Pokémon in campo del 25%. Questo Qian Pao, grazie alla sua abilità. Quindi, ovviamente ci farà più danno. Ecco fatto, vita rossa. Non può agire, io lo porterei giù ancora di uno. Gli farei ancora una leccatina. Perfetto. Ed ora si inizia. Inizia l'opera di cattura. Andiamo di Scuroball, dov'è che sono? Dov'è che sono le Scuroball? Eccole qui. Vai. Finché è notte, sfruttiamo questo bonus. Come sempre, come anche tutti gli altri leggendari, la prima Pokéball è andata completamente buttata. Proprio sono usciti subito. Vediamo di tirargli un'altra Scuroball, vediamo. Niente, anche questa esce subito, eh. Combattivo, oh, spara Solennia, davvero? Combattivo questo Qian Pao, eh. Andiamo ancora con un'altra Scuroball. Due, tre. E si gode, signori. Catturato alla terza Scuroball Qian Pao, beh, giustamente paralizzato, vita rossa, Scuroball di notte. È anche giusto che sia stato relativamente facile la cattura. Pokémon disgrazia, come anche gli altri due leggendari che abbiamo preso. Può controllare ammasse di neve pesanti, anche 100 tonnellate. Gioca spensierato saltando in mezzo alle valanghe che lui stesso causa. Quindi abbiamo un Pokémon che causa eruzioni e inondazioni di magma. Un Pokémon che causa invece valanghe di neve. Valanghe, giustamente, sono di neve. E un Pokémon, ovvero il Lumacone, che è nato dall'odio nei confronti di qualcuno che aveva scritto delle malefatte su un re, una cosa del genere. Ok. Per adesso sono molto slegati tra di loro. O meglio, questi due, Qian Pao e quello di fuoco di magma, sembrano due leggendari vecchio stile. Intanto inviamo le box. Due leggendari vecchio stile, no? Uno controlla le colate laviche, l'altro controlla le valanghe. Ok. Mentre il Lumacone è completamente diverso. Il Lumacone è proprio... completamente diverso. Andiamo a vedere questo Qian Pao.
diamo un'occhiata alle sue statistiche. 394, andiamo innanzitutto a metterlo nel suo posto. Eccolo qui. Abbiamo, come vi dicevo, Wokian, Qianpao e Qiyu. Allora, come statistiche lo abbiamo forte in attacco e in attacco speciale, forte in velocità, in realtà. Velocità, attacco speciale e attacco, praticamente. Beh, ha anche l'abilità che abbassa la difesa degli avversari, quindi non vedo perché andare di attacco speciale. Sarà un Pokémon attaccante. E come mosse ha Catastrofe che hanno tutti, Sparo Solenne che è la mossa peculiare, se non sbaglio, dei tre moschettieri di quinta gen, Scagliagelo, ovviamente una mossa di tipo ghiaccio, e Sbigo Attacco che ci ha usato ben tre volte, come vedete lì dai PP. Detto ciò quindi, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che nel prossimo video andremo a catturare l'ultimo leggendario di questi quattro appunto altari barra prigioni in cui sono stati intrappolati, vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!